Oltre 40 incidenti sul lavoro al giorno, con giovani e precari più penalizzati in un mercato del lavoro che vede sempre meno contratti a tempo indeterminato. Una situazione preoccupante, quella marchigiana, che si accomuna alle altre regioni italiane. In assenza di risposte da parte del governo nazionale, CGIL e UIL hanno dichiarato uno sciopero generale di 8 ore. Le richieste sono chiare: maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, salari e pensioni dignitosi e una riforma fiscale all'insegna dell'equità e della giustizia. Oggi nelle Marche sono state 5 le manifestazioni che hanno riguardato Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro. Scioperiamo in tutta Italia per salute e sicurezza, ovviamente il tema principale è quello, le morti sul lavoro, tutto il tema degli infortuni e le malattie professionali che stanno crescendo, un tema centrale anche alla luce anche degli ultimi purtroppo tragici episodi che dovrebbero far capire a tutti che non è un'emergenza la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è un problema che purtroppo è diventato endemico nel paese, per il quale chiediamo al governo di intervenire con delle normative più efficaci e anche con degli investimenti molto più efficaci per la prevenzione, tutto il tema della prevenzione, il tema anche dei controlli. Il tema della sicurezza al centro di questo sciopero, qual è la grande speranza? La speranza è quella che non ci siano più morti, si va al lavoro perché è un obbligo, è una necessità, però che poi si debba uscire di casa per poi non tornare dalle proprie famiglie, questo deve assolutamente non essere più possibile. È sempre più importante far sentire la voce dei lavoratori, perché ormai questo governo sta completamente svalutando ciò che sono questi temi fondamentali. Si parla di, come sempre, di incidenti continui sul lavoro, un fisco che soffoca i lavoratori e penso che ormai sia ormai fondamentale far sentire la voce nelle piazze. Questa mattina una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco. Siamo molto soddisfatti perché il prefetto ha dimostrato grande sensibilità nei confronti di quelli che sono i temi che a livello nazionale in questi giorni stiamo cercando di portare avanti. Gli abbiamo fatto presente quella che è la sicurezza sui luoghi del lavoro, quella che c'è la necessità di una riforma fiscale e soprattutto abbiamo anche parlato della situazione della provincia di Pesaro Urbino, dove gli infortuni sono in aumento soprattutto per le figure femminili, per le donne, le lavoratrici, ma devo dire la verità che già aveva una fotografia ben precisa, perché si era già documentata, ha fatto diversi giri nelle aziende e sta cercando di mettere insieme una serie di tavoli tecnici su cui insieme a CGIL ci siamo detti disponibili sin da subito e tra l'altro devo dire che si è subito anche spesa per quello che riguarda la prevenzione e la sensibilizzazione, perché abbiamo capito che informare, cercare di essere presenti, cercare però di costruire qualcosa di fattibile e di fattivo attraverso un intervento che sia un intervento del territorio. Ovviamente oggi in tutti i territori della Regione Marche ci sono queste manifestazioni di sciopero perché non possiamo continuare a manifestare e a renderci conto che si muore di lavoro dopo che le morti sono già avvenute.